assolutamente impegnative per i nostri candidati, sono impegnative per i nostri, buonasera, per i nostri leader, per il nostro Matteo che è una trottola in giro per l'Italia. Ma l'aspetto che veramente voglio rimarcare è il fatto che ci sia veramente tantissima amicizia, tantissimi valori, e quindi io vorrei chiedervi un attimo di attenzione per fare un applauso a Pietro, perché il nostro Pietro oggi, insomma, è in una fase impegnativa che lo sta vedendo protagonista di una propria campagna elettorale che chiaramente valorizza il simbolo della Lega, e valorizza l'impegno e i valori che tutti quanti qua questa sera rappresentiamo. Il primo tra tutti, chiaramente, come ho già, buonasera signore, come ho già sottolineato, è quello dell'amicizia, perché la cosa più bella in queste giornate impegnative è aumentare ancora di più il numero di persone che afferiscono al gruppo, alla compagnia, alla famiglia che si crea intorno a un simbolo, intorno a appunto dei punti di riferimento. Il primo tra tutti logicamente è Matteo con il nostro simbolo da Giussano, e poi il nostro Pietro qui su Milano. Allora, sono già intervenuti anche altri esponenti della Lega, di questo io mi onoro, il fatto di avere così tante persone a rappresentanza del nostro territorio. Io voglio sottolineare solo due o tre cose. La prima, perché candidarsi? Perché un cittadino, una persona che magari fa altro nella vita, decide come Pietro di candidarsi? Innanzitutto per mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie capacità per il proprio gruppo, per il gruppo che rappresenta logicamente, ma anche per la cittadinanza. La seconda è portare avanti dei valori. I nostri valori sono chiarissimi, a Milano come nel paese. Il primo tra tutti è quello che riguarda la legalità, la sicurezza che purtroppo a Milano oggi manca sempre di più. Se oggi siamo qui in pieno centro, e quindi in alcune realtà probabilmente vivono meno, si vive meno l'importanza e soprattutto l'urgenza di una maggiore sicurezza nella nostra città, tantissimi di noi non vivono nel pienissimo centro della città, magari vivono un po' più fuori, e io mi vergogno da cittadino milanese di avere e di vivere nel 2021 nella nostra città, una città europea nella quale dopo le 19 di sera tantissime signore, e non solo oramai, hanno il timore di salire su una, per esempio su un autobus che è la 90-91, vero o no? Questa è una vergogna che fino a pochi anni fa non esisteva. C'era chiaramente la preoccupazione, c'era come in tutte le grandi città, purtroppo ci sono delle situazioni che possono essere situazioni pericolose, ma mai come in questi anni. Grazie alla Lega, un nostro emendamento, avrete visto negli ultimi mesi la presenza di steward, di persone che fanno sicurezza nella metropolitana. Quello è merito della Lega, perché se fosse stato per Sale e per il PD, quelli non ci sarebbero. 3 milioni di euro destinati da noi all'interno del bilancio del Comune di Milano per la sicurezza dei mezzi pubblici, evidentemente non ancora abbastanza. La seconda motivazione per la quale bisogna combattere, soprattutto a Milano, è quella di avere ancora una città che sia la grande Milano che abbiamo vissuto in questi anni. Questi anni non sono cascati perché Gesù Bambino o qualcuno ha deciso che fosse così, non abbiamo vinto la lotteria. Questa città oggi è così famosa in giro per il mondo soprattutto per una cosa: Expo 2015. E voi dovete sapere, e io sfido chiunque a contraddirmi, che Expo 2015 ha un nome e un cognome, che non è quello che sognano quelli del Partito Democratico, no? Il nome e cognome di Expo 2015 è Letizia Moratti, punto! Insomma, avendo fatto parte della giunta di Letizia Moratti,
un piccolo spicchietto di merito ce lo prendiamo anche noi, e se lo prende per bene la Lega, perché ha voluto fortemente Expo 2015. Guardiamo che cosa hanno fatto loro invece. Il bravo manager che cosa fa? È riuscito a perdere EMA, una sconfitta apocalittica per la città di Milano. EMA è stata purtroppo persa a causa del Partito Democratico, che non solo guidava la città e guida la città, ma guidava il governo di Roma. Dall'altra parte, purtroppo, abbiamo perso una serie di treni che riguardano la Brexit. Qualcuno dice: ma chi se ne frega? Attenzione, centinaia di multinazionali avrebbero potuto potenzialmente venire a risiedere a Milano dopo l'abbandono di Londra e della Brexit. Purtroppo, risultati, malgrado gli annunci, zero. Allora, che cosa abbiamo fatto noi, malgrado il fatto di essere in opposizione al signor Beppe Sala, malgrado il fatto di essere spesso in opposizione al Partito Democratico a Roma? Noi abbiamo guardato al bene di Milano, sempre. Grazie a noi è passato l'emendamento nella legge di bilancio 2018 che porta 900 milioni di euro, fatti, non promesse, fatti, non parole, 900 milioni di euro per prolungare la F5 tra Milano e Monza. Grazie a questo, tra pochi anni, i milanesi avranno a disposizione il più grande parco cintato d'Europa, la Villa Reale di Monza, ma soprattutto i brianzoli e quelli che vengono, le persone che vengono dall'Alta Brianza non arriveranno più in macchina a Milano, ma arriveranno a Monza, parcheggeranno la macchina e potranno venire comodamente in metropolitana a Milano. Questo è il vero green, non i monopattini che ci hanno anche un po' rotto le balle a Milano, soprattutto in tutte le grandi città. Quando sono stato nominato viceministro del governo Draghi alle infrastrutture, la prima intervista aveva questo titolo al giornale di Milano: meno monopattini, più metropolitane. E grazie alla Lega ci sono la M4 in costruzione a causa delle lungaggini di Milano e la M5, perché poi questi fanno, come si dice alle nostre parti, i ganassa, ma sbagliano citofono, perché se noi ci guardiamo in giro la nuova grande e bella Milano, allora facciamo qualche esempio: piazza Gaia Venti, nella zona Garibaldi, Albertini, centrodestra, Lega, la M4 e la M5 Expo, Moratti, centrodestra, Lega, tutte le grandi nuove opere che sono state realizzate a Milano, di cui molti si fregiano, giustamente, siamo tutti milanesi, ma le abbiamo fatte tutte solo noi. E infatti vi suggerisco questa cosa: quando in queste ultime due settimane inviterete a scrivere Pietro Marrapodi sulla scheda blu delle elezioni comunali, quando inviterete a scrivere Marrapodi, a votare la Lega, a sostenere il sindaco Bernardo, bene, se trovate qualcuno che è un po' indeciso, che dice: ma però fino ad oggi qua non hanno fatto schifo, certo hanno fatto niente di buono, ma non è successo niente di male, su questo avremo qualche dubbio, come segnalavo sulla 90-91 e su tante altre cose, sull'EMA, sulla Brexit, su quello che stanno combinando su A2A, vogliono vendere A2A, voi lo sapete che cos'è A2A? La bolletta della luce la ricevete, vero? Ecco, il signor Giuseppe Sala intende vendere quote di A2A, o comunque far entrare nel capitale di A2A un fondo francese, svendendo una delle nostre grandi aziende milanesi, A2A, che è un salvadanaio per i nostri concittadini e per tutti noi. Beh, insomma, dopo questa serie di cose, io vi invito a chiedere a chi appunto può avere ancora qualche dubbio, qualche indeciso, e a Milano ce ne sono ancora tanti. Ma scusa, il PD governa a Milano da 10 anni, 10. Dimmi un po'
che cosa lascerà a noi milanesi questo governo del PD di 10 anni, punto di domanda, a parte i monopattini che rompono le palle, ditemi voi se c'è qualcosa. Zero, zero, zero. Ma, perché io vi chiedo, lo chiedo anche a voi, perché a me interessa avere qualche suggerimento, perché mi piace magari anche durante l'interlocuzione andare al mercato, discutere, dibattere, parlare con la gente, ci conoscete tutti, io vengo da Gratosoglio e sapete che a Gratosoglio al mercato di via Saponaro, via Cermenate, tutti mi conoscono. È bello interloquire e quando faccio questa domanda alla gente è come se gli si aprisse il mondo, gli si accendesse la luce, il click nel cervello per dire: Capperi, però effettivamente che schiega Resù, c'ha ragione, non hanno fatto un cacchio per 10 anni se non alzare le tasse e romperci i maroni per andare in giro semplicemente tranquillamente con la macchina. Allora, siccome voglio passare questa bella serata con voi, colloquiando con voi e chiaramente stringendo qualche mano, la faccio breve, ricordandovi che il quarto d'ora che investiremo tra poche settimane è un quarto d'ora che per tutti noi e per i nostri concittadini, vicini di casa, i parenti, i cugini, valgono 5 anni. Quindi non è un quarto d'ora buttato, è un quarto d'ora investito. E quel quarto d'ora vale 5 anni. Signori, non c'è un investimento così grande che si possa fare. Se qua c'è qualcuno a cui piace giocare in borsa, visto che siamo qua vicini alla borsa, non c'è un investimento che ti fa guadagnare così tanto se azzecchi e fai la scelta giusta. La scelta giusta chiaramente è quella di Luca Bernardo, del centrodestra, della Lega, perché una Lega forte ha dimostrato di pensare per primo al bene di Milano. Noi, malgrado il fatto di essere in opposizione, abbiamo portato a casa, dicevo, i 900 milioni di euro, ma soprattutto per questi anni abbiamo portato a casa un investimento fondamentale per la nostra città dopo Expo 2015, e cioè le Olimpiadi Invernali Milano Cortina del 2026. Grazie Lega, punto! Grazie Lega, punto! Perché il merito di tutto questo è, da un lato, al governo Giancarlo Giorgetti, in sede parlamentare chiaramente rappresentanti milanesi della Lega, io, Igor Iezzi, e sul territorio due persone che hanno dato la possibilità di farlo, cioè Attilio Fontana e Luca Zaia, presidenti Lombardia e Veneto, che ci hanno messo i soldi. Perché anche qua chi fa lo sborone e Ganassa, chi c'è sempre, chi fa i sorrisi, le fotografie e fa i selfie, cioè il signor Giuseppe Sala, sapete quando ci ha messo i soldini per ottenere le Olimpiadi del 2026 a Milano? Zero, 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 ok? Queste non sono parole, sono fatti, è realtà, e quindi sfido chiunque a darmi torto su questo. Siccome però io glielo dico in faccia, il signor Beppe Sala ha avuto persino anche, diciamo, il coraggio dal punto di vista politico, perché ci vuole coraggio, perché non ne ho sentiti molti. Siccome glielo dico in faccia, vi dicevo, non sono qui nelle belle serate con tante persone che hanno affetto nei confronti della Lega e dei nostri candidati come Pietro Marrapodi, il signor Beppe Sala mi ha spiccato due querele, non una, due, e allora gli diciamo che la terza vincerà pure la bambolina, ma alla fine vedremo come andrà a finire, giusto o no? Giusto o no? Giusto o no? Allora, io vi ringrazio. Vi do un compito: normalmente quando si fa la campagna elettorale arriva il politico, caro politico, mi devi rifare la strada, c'è la buca per strada, c'è il cestino che non viene. No, questa volta è una serata eccezionale, perché sarò io a dare un compito a tutti voi. Primo, ognuno di noi, questa sera ci sono due uscite, sceglie da quale uscire, ci sarà una persona che ci darà un pacchettino dei volantini di Pietro Marrapodi da distribuire agli amici,
alla nonna, alla zia, che magari si dimentica il nome, e si potrà portare dietro il bigliettino di Pietro Marrapodi, così potrà scrivere, copiare molto semplicemente, scriversi e scrivere sulla scheda blu il cognome Marrapodi. Il secondo è quello di convincere almeno 3 persone tra quelle indecise. Io ho dato una chiave di lettura, e cioè: che cosa ha fatto il PD a Milano dopo 10 anni, dopo che io ti faccio l'elenco di cosa ha fatto il centrodestra della Lega per Milano negli ultimi 30 anni? Quindi il bigliettino, 10 bigliettini all'uscita di là e 10 di là, e 3 persone che votino, scrivano sulla scheda azzurra Pietro Marrapodi, votino per Luca Bernardo sindaco, e logicamente sostengono la nostra grande famiglia, la famiglia della Lega di Matteo Salvini. Grazie a tutti, grazie!